Trapani, volantinaggio in nero in vari comuni, scoperti in un'azienda 19 lavoratori fantasma. Santa Ninfa, dotazione organica dell'SRR, c'è preoccupazione tra i lavoratori sul loro futuro occupazionale. Mazara, il distretto della pesca, partecipa al Business Forum Italia-Tunisia. Mazara, sviluppo del turismo in città, il 2000 chiede un cambio di marcia. Marsala, venerdì torna a Siciliamo in vetrina le eccellenze e le tipicità locali. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Giallo. Apriamo con la cronaca giudiziaria. È stato assolto dall'accusa di omissione d'atti d'ufficio l'ex sindaco di Pantelleria Alberto Di Marzo. Sentiamo. L'ex sindaco di Pantelleria Alberto Di Marzo è stato assolto dal Tribunale di Marsala dall'accusa di omissione di atti d'ufficio. La sentenza è stata emessa ieri. La procura lillibetana aveva contestato all'ex primo cittadino dell'isola pantesca la mancata tempestiva adozione di provvedimenti per rendere innocua la copertura in Eternit di un magazzino nell'area di Contrada Kazen che il comune aveva preso in affitto per depositare temporaneamente rifiuti urbani in attesa del loro trasporto presso i centri di smaltimento sulla terraferma. L'ex sindaco Di Marzo quindi per l'accusa avrebbe omesso di emettere un atto necessario per garantire l'igiene e la sanità pubblica. All'ex primo cittadino si contestava in particolare di non essersi attivato dopo la nota inviata al comune il 20 gennaio 2011 dall'allora sostituto procuratore Dino Petralia. Nota che Di Marzo però ha sempre sostenuto di non aver ricevuto, di fatto accusando implicitamente gli uffici di non avergliela trasmessa. Un ufficio dei vigili urbani di Mazara è stato istituito nel complesso monumentale Filippo Corridoni nel centro storico della città, lo ha reso noto oggi il comune. Su indicazione del sindaco, afferma il comandante dei vigili urbani Salvatore Coppolino, abbiamo istituito un presidio di legalità nel cuore della città. Un piccolo punto con il compito di garantire maggiore sicurezza, in grado di fornire informazioni e dove sarà inoltre possibile presentare istanze e richieste specifiche. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 ed è già operativo. La Guardia di Finanza di Trapani nel corso di alcuni controlli ha scoperto 19 lavoratori in nero in un'azienda, i particolari nel servizio. La Guardia di Finanza di Trapani ha scoperto un'azienda con 19 lavoratori in nero. La società, avente sede legale nella provincia di Palermo, operava nel trapanese come fornitrice di servizi di volantinaggio per la grande distribuzione. Nell'ambito di tale attività sono stati individuati ben 19 dipendenti completamente in nero. La società è stata pertanto segnalata all'Ispettorato Provinciale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Alla società sarà elevata anche una multa. Il risultato dell'attività si inquadra nel più ampio contesto di contrasto al sommerso da lavoro che ha già permesso al gruppo di Trapani di rilevare dall'inizio del 2016 ben 46 lavoratori in nero, contestando sanzioni per un minimo di 125.000 euro. I reparti del Comando Provinciale di Trapani proseguiranno la propria attività ispettiva con l'approssimarsi della stagione estiva, intensificando i controlli soprattutto verso le categorie economiche ritenute a maggior rischio di utilizzo di manodopera irregolare. Il comune di Mazara ha reso noto ieri che sono stati eseguiti rilevamenti del caso in via Tenente Gaspare Romano, dove i cittadini lamentavano interferenze sulle onde radiotelevisive delle loro abitazioni e consideravano responsabile del disguido un'antenna ubicata su un immobile di proprietà comunale. L'amministrazione, avvalendosi di una società specializzata, ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso ed è emersa la perfetta regolarità delle emissioni. Alla presenza di un funzionario comunale, dei tecnici della ditta incaricata e di una delegazione di cittadini della zona che hanno sollevato la questione. Si legge in una nota, è stato appurato che l'antenna funziona rispettando ogni parametro previsto dalla normativa vigente in materia. Parliamo adesso di rifiuti. Sulla dotazione organica della SRR Trapani Provincia Sud si registra qualche preoccupazione tra i dipendenti della Belice Ambiente, i particolari nel servizio.
Dopo l'euforia seguita al parere positivo espresso in giunta regionale lo scorso 2 maggio sulla dotazione organica della SRR Trapani Provincia Sud, adesso inizia a serpeggiare un po' di preoccupazione tra gli oltre 300 dipendenti della Belice Ambiente in attesa da tempo di transitare nella nuova società che si occuperà della gestione dei rifiuti negli 11 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2. Una preoccupazione legata a quanto sembra ad alcuni contenuti della delibera regionale in questione che farebbero intravedere delle incertezze sul futuro occupazionale dei lavoratori, in particolare degli operatori ecologici. Non a caso per oggi e domani è stata indetta un'assemblea sindacale presso la sede della Belice Ambiente a Santa Ninfa che avverterà proprio sul parere positivo espresso dal governo guidato dal presidente della regione Rosario Crocetta. Nella delibera lunga 70 pagine si fa riferimento ad alcune prescrizioni delle quali dovrà tenere conto l'assessore regionale per l'energia Vania Contrafatto nella predisposizione del decreto di definitiva approvazione della dotazione organica. Per esempio, nella delibera di giunta si legge che le dotazioni organiche delle SRR non possono costituire garanzia dei rapporti economici dei dipendenti del vecchiato, così come si legge che la dotazione organica delle SRR è costituita dal personale di ruolo che gestisce i servizi diretti dell'ente. Inoltre, nella delibera si legge anche che il fabbisogno di personale complessivo non può coincidere con la dotazione organica delle SRR nell'ipotesi in cui vi siano servizi affidati a terzi. Passaggi insomma che hanno messo in allarme i dipendenti della Belice Ambiente. I lavoratori quindi vogliono vederci chiaro e sapere soprattutto cosa potrebbe accadere nel loro futuro occupazionale, visto e considerato che sempre nella delibera regionale c'è scritto anche, tra le altre cose, che il personale destinato a gestire i servizi esternalizzati è da ritenersi un mero elenco da cui attingere in relazione al fabbisogno da parte delle ditte aggiudicatrici dei medesimi servizi e che i numeri indicati nelle dotazioni organiche facciano riferimento a un fabbisogno di organico che non può essere acquisito e assorbito direttamente dalla SRR. E a tal proposito l'Assemblea ha deciso di invitare tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda affinché urgentemente portino sul tavolo tecnico permanente regionale la problematica derivante dalla deliberazione della Giunta regionale sulla dotazione organica della SRR Trapani Sud, che nello stesso tavolo si chieda all'assessore Vania Contrafatto l'immediata approvazione con decreto assessoriale della dotazione organica senza tenere conto delle prescrizioni scritta nella delibera di giunta sopra richiamata, ma in linea con la legge regionale 9/2010 e accordo quadro regionale. È stato inaugurato ieri all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala un giardino nello spazio prospiciente l'ingresso principale. L'iniziativa è stata voluta dall'Associazione di Volontariato Cuore Batticuore, sostenuta dalla direzione sanitaria del nosocomio. L'associazione ha voluto adottare l'aiuola impiantando fiori e piante con un progetto che è stato realizzato dalla cooperativa agricola Il Giardino. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabrizio De Nicola Medici, e il presidente dell'associazione, Vincenzo Marino. Il distretto della pesca di Mazara partecipa a Tunisi a un'iniziativa per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Sentiamolo. C'è anche il distretto della pesca di Mazara del Vallo al Business Forum Italia-Tunisia che ha aperto i battenti ieri a Tunisi nella sede dell'Utica, la Confindustria tunisina. Una vera e propria missione imprenditoriale promossa dall'Associazione degli Industriali Italiani, dall'Istituto per il Commercio con l'Estero e dall'Associazione dei Bancari d'Italia per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del bel paese. A guidare la delegazione italiana è il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Per il distretto mazarese a Tunisi è presente il presidente Giovanni Tumbiolo, che ieri ha avuto due incontri nell'ambito del forum tunisino. Il primo con il ministro tunisino dello sviluppo Yassin Brahim, con cui Tumbiolo ha parlato del distretto e delle strutture produttive della filiera ittica. Successivamente il presidente del distretto ha incontrato anche il ministro tunisino della famiglia Samira Merai Fria. In questo caso si è parlato del progetto nave promosso dal Rotary distretto di Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, e che vedrà giovani italiani e magrebini impegnati in attività e scambi culturali. Infine il ministro Merai ha espresso la volontà di partecipare alla prossima edizione di Blue Sea Land, l'expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, che come ogni anno si terrà a ottobre a Mazara del Vallo.
Cambio della guardia, al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Il colonnello Antonino Poma lascerà la guida della caserma Luigi Giannettino. Al suo posto arriverà il tenente colonnello Agostino Piccirillo. Il passaggio di consegna avverrà venerdì prossimo nel corso della cerimonia che prenderà il via alle 10:30. Nati per leggere, il Centro per la Salute del Bambino Onlus hanno aderito alla campagna Illuminiamo il Futuro, promossa Save the Children in Italia per contrastare la povertà educativa. Per l'occasione, giovedì, la Biblioteca Diocesana di Trapani ha organizzato un incontro per i bambini presso i locali della parrocchia di San Paolo Apostolo dalle 17 alle 19. Le bibliotecarie incontreranno i piccoli del quartiere di Villa Mocarta per un momento di lettura di storie ad alta voce. Di turismo a Mazara si occupa l'Istituto Il 2000 guidato dall'ex sindaco Nicolo Bella. Sentiamo. Occorre cambiare il modello di sviluppo del turismo a Mazara del Vallo, un modello nuovo che riesca a trattenere per più giorni nella città del satiro i visitatori e che riesca a superare l'attuale turismo mordi e fuggi. È quanto sostengono i ricercatori dell'Istituto del 2000 attraverso una nota con la quale sollecitano l'amministrazione comunale a programmare una serie di iniziative e di azioni che rilancino definitivamente e per davvero il turismo in salsa mazarese, troppe volte definito terzo polmone economico della città. L'attuale modello di turismo mazarese, si legge nella nota del 2000, è schiacciato prevalentemente sul centro storico, in particolare sulla casba rattoppata da molta ceramica che copre ferite del tempo sui muri di case in vicoli e cortili. Registra anche un gigantesco errore strategico, prosegue la nota, che va eliminato, e cioè l'esclusione a visitatori e turisti di poter vedere e ammirare capolavori d'arte moltissimi dentro chiese che rimangono chiuse. Da ultimo, osserva il 2000, di anche la chiusura per il crollo di alcuni calcinacci dell'antichissima e ricca San Michele, la chiesa del monastero delle suore benedettine, di clausura. I turisti arrivano in città e dopo mezza giornata vanno via, osservano ancora del 2000. Secondo i ricercatori dell'istituto, inoltre, sarebbe urgente e fondamentale creare un nuovo modello in grado di fornire un miglioramento secondo valori storico-culturali della città. Non si può continuare a trascurare e nascondere potenzialità di bellezza e di grandezza per Mazara. Dal parco di Miragliano a Capofeto, passando per la Madonna dell'Alto, sono molteplici i luoghi che per il 2000 dovrebbero essere davvero valorizzati. Si sono concluse domenica pomeriggio a Mazara le giornate europee sullo scompenso cardiaco. Nell'auditorium Mario Caruso si è svolto un dibattito sul tema scompenso cardiaco, alcuni consigli utili su prevenzione e cura. L'incontro ha visto la presenza tra gli altri del direttore generale dell'ASP di Trapani, Fabrizio De Nicola, cardiologi, fisioterapisti, psicologi e nutrizionisti. Una malattia che colpisce 1 milione di nostri concittadini, ha osservato De Nicola, in crescita del 16% ogni anno ed è una delle principali cause di ospedalizzazione nel nostro paese, la prima come costi per il servizio sanitario. Per questo sono essenziali iniziative di sensibilizzazione come questa per far crescere la cultura della prevenzione, ha concluso De Nicola. Sono in mostra all'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Mazara i lavori che gli studenti hanno realizzato in occasione della mostra Sacra Storia, Santi, Martiri e Patroni nella diocesi di Mazara del Vallo. La mostra ha visto esposte presso il Museo Diocesano opere d'arte legate al tema del rapporto tra arte, fede, storia del territorio e devozioni ai grandi santi, patroni delle città. Il gruppo di studenti ha elaborato una serie di disegni e interpretazioni delle opere più suggestive della mostra, recandosi più volte al museo e producendo una vera e propria piccola galleria d'arte autonoma sotto l'occhio esperto dell'insegnante. Al via venerdì prossimo a Marsala l'evento Siciliamo promosso dalla Camera di Commercio di Trapani, particolari nel servizio. Dal 13 al 15 maggio a Marsala tornerà Siciliamo, la manifestazione che da 8 anni ormai sotto la regia della Camera di Commercio di Trapani mette in risalto il meglio del tessuto produttivo della provincia. L'edizione 2016 della rassegna si svolgerà nell'ambito delle manifestazioni garibaldine.
Come sempre, la rassegna sarà aperta a tutti e incentrata sulle produzioni delle aziende locali che avranno l'occasione di mostrare ai visitatori le loro eccellenze nel villaggio espositivo che sarà allestito al complesso monumentale San Pietro, confermando così la formula già sperimentata con successo nelle scorse edizioni e fortemente voluta dal Presidente della Camera di Commercio Trapanese Giuseppe Pace. Anche in questa nuova edizione di Siciliamo non mancheranno i riconoscimenti per gli imprenditori che si sono distinti nella loro attività. Nel corso della manifestazione l'ente camerale premierà le tante eccellenze che con il proprio lavoro si sono distinte contribuendo alla crescita del comparto produttivo della provincia di Trapani. Siciliamo si è ormai affermato come un evento molto importante e atteso, afferma in una nota Pace, un appuntamento che non può mancare e che quest'anno andrà a coincidere con le manifestazioni garibaldine. Sarà un'importante vetrina, aggiunge il presidente dell'ente camerale, per tutto il nostro territorio e per le aziende che con i loro sacrifici portano avanti i marchi del Made in Trapani. Gli stendi apriranno i battenti venerdì alle 19 con la cerimonia di taglio del nastro. Per l'occasione ci sarà anche l'esibizione della fanfara dei bersaglieri. Sarà presentato venerdì prossimo nell'Aula Magna del Polo Universitario di Trapani il nuovo corso di studio triennale in consulente giuridico di impresa. L'evento è fissato alle 10.30, all'incontro sarà presente tra gli altri il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari. Il Trapani Calcio partecipa al progetto Non fare autogol, promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica per la formazione e la sensibilizzazione degli adolescenti italiani rispetto ai principali fattori di rischio oncologico. Domani alle 10 il capitano della squadra Granata, Luca Pagliarulo, incontrerà i ragazzi e l'Istituto Tecnico Marino Torre Leonardo da Vinci per parlare con loro dell'importanza di uno stile di vita corretto e sano come prevenzione dei fattori di rischio oncologico. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.